Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. C'è una sezione nel catalogo Tessiland completamente dedicata ai bijou handmade. Oggi nello specifico vedremo insieme tutti quegli accessori che sono ad esempio le chiusure, quindi i moschettoni, le chiusure a vite o magnetiche, ma anche quelli che sono gli attrezzi per poter fare queste creazioni. Vediamole insieme. Il primo accessorio che vediamo è la base per anello. Ha una misura variabile, quindi si passa da un diametro minimo di 17 mm ad un massimo di 20. Questa è la variante argento con una base su cui poi poter applicare con della colla a caldo delle pietre, delle perline o anche delle creazioni all'uncinetto. Vediamo ora la chiusura a vite. Ha una lunghezza di 10 mm ed un diametro di 5. Una chiusura particolarmente facile e pratica da utilizzare, infatti la parte zigrinata rende molto facile la presa. Il perno esterno inoltre è mobile, quindi rende impossibile lo sventamento della chiusura che potrebbe avvenire a causa del movimento. Passiamo alla chiusura ad anello disponibile nella variante argento ed oro. Una chiusura ad anello a molla che è una minuteria essenziale solitamente per la realizzazione di bracciali e collane. Il diametro è di 7 mm. Il design essenziale ma comunque facile da utilizzare lo rende uno dei prodotti più apprezzati. Il prossimo articolo è la chiusura magnetica a sfera. Ha una lunghezza di 14 mm all'incirca ed un diametro di 8. La chiusura magnetica è inoltre disponibile anche nella versione argento, più semplice senza alcuna decorazione. Un accessorio super utile è il coprinodo con calotte. È infatti necessario per poter coprire i nodi fatti con il filo di seta o comunque qualsiasi filo si utilizzi per creare i vostri bijou. Si tratta di un prodotto in acciaio, quindi la sua colorazione rimarrà inalterata nel tempo. Il coprinodo a calotte impedirà lo sfregamento del filo, rendendo quindi più forte e duratura il collegamento tra il filato e la chiusura. La misura è di 3 mm all'incirca. Vediamo ora le monachelle con gancio aperto per la realizzazione degli orecchini. Sono disponibili in due diverse misure, quella argento e oro hanno una misura di 20 mm, mentre la versione placcata in oro ha una misura di 25 mm. Vediamo ora la misura più classica, ovvero la chiusura a moschettone. Nella confezione troverete tre misure, quella da 15, 14 e 12 mm. Anche queste in argento nickel free. Disponibili anche nella versione oro. Continuando con le chiusure a moschettone, vediamo una chiusura con moschettone, catena e terminale con schiaccino. Il diametro del terminale è di 2 mm all'incirca. Questa chiusura vi permetterà di inserire il filo terminale del bijou nello schiaccino che andrà poi sigillato schiacciando con le pinze. Questa chiusura è disponibile anche nella versione senza catenella. Non potevano mancare ovviamente gli accessori per la realizzazione degli orecchini. Quelli che vediamo sono degli orecchini a lobo con chiusura a farfalla. La parte superiore vi permetterà con un goccio di colla a caldo di applicare delle perline, delle pietre o anche delle lavorazioni all'uncinetto come ad esempio dei fiorellini o dei cuoricini. Il diametro è di 6 mm all'incirca ed è un prodotto anallergico. I chiodini sono essenziali nella creazione di bijou, si utilizzano infatti per creare dei collegamenti o anche per inserire degli elementi pendenti. I chiodini ad occhiello sono quindi l'ideale per la tecnica rosario. Il diametro interno dell'occhiello è di 2 mm all'incirca e la lunghezza di 54 mm, anche questo un prodotto nickel free. Passiamo ora agli strumenti utili per creare i nostri bijou, quindi vediamo insieme le pinze. Abbiamo la pinza a punta curva, la pinza a punta conica e la pinza piatta a punta. Ed infine i tronchesini, disponibili in due misure differenti. Con tutti questi accessori quindi sarà davvero facile creare i più svariati gioielli. Ovviamente saranno gioielli handmade e personalizzati, potrete infatti aggiungere anche delle letterine, quindi magari creare anche, perché no, una collanina o un bracciale con le iniziali o il nome dei vostri più cari.
Quindi attendiamo di vedere le vostre creazioni di Bijou Handmade. E arrivati a questo punto non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella e lasciare un like se questo video vi è piaciuto e di seguirci su tutti i nostri canali social, la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessila News!